Siamo arrivati allora all'ultimo brano. All'inizio, quando ho presentato l'orchestra, ho cercato di mettere in evidenza così qualche motivazione per cui all'interno dell'istituto scolastico ci può essere un'orchestra, quali siano le sue finalità. Bene, c'è un'ultima finalità che vorrei così sottolineare. L'orchestra all'interno dell'istituzione supporta quei momenti di istituzione.
nazionali importanti in cui la scuola deve essere presentata, oppure deve presentare qualche cosa, deve così ricevere, accogliere, sottolineare quei momenti, magari quelle ricorrenze storiche importanti che diciamo, caratterizzano le storie di una nazione. Per questo motivo vogliamo concludere con un invito di attaccare. L'ultimo brano, io vorrei anche invitare gli altri protagonisti della serata che hanno contribuito, i ragazzi del Downright, forza ragazzi, tutti qui sul palco, e non so, i nostri cantanti lirici, sono nel corso, Laura Moteo e Agostino Subacchi, stanno qui con noi per ricevere gli applausi finali, si metteranno nel gruppo, poi faremo le foto, le saluti finali, per accompagnare, magari venite tutti da questa parte così si vede qui e canteremo tutti insieme all'orchestra e al coro del Genocchio. Forse tutti qui, anche i cantanti lirici, per un ringraziamento finale, sì, i bambini fantassoni, avanti, qui. Ragazzi, forza, 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 non perdiamo tempo perché qui siamo tutti presenti per cantare. È bellissimo questo brano, richiede il vostro coro, scusa l'intromissione, ma mi sembrava giusto un applauso per tutti i protagonisti che si sono spinti con la generosità per tutta la cultura. Grazie all'opera di Andrea che ci ha accolto in un luogo che è unico, che possiamo avere a Piacenza grazie alla lungimiranza del Cardinale Alberoni e di chi ha saputo e sa ancora mantenere patrimonio così grande organizzato allo studio e alla ricerca, quindi qui c'è sempre stata la ricerca. Grazie al professor Mazzanovi, grazie all'orchestra, al nostro preside e a tutti gli intervenuti. Buona serata e speriamo che il progetto Oasi decolli partendo da qui. Fratelli d'Italia, ciao, grazie! Thank you.